Mi domando com'è possibile che in queste ore a Strasburgo, mentre noi siamo qua sul tetto a lavorare e a costruire, ecco, ci sia un commissario europeo, il signor Oettinger. Se fosse qua glielo chiederei: Mr. Oettinger, commissario al bilancio dell'Unione Europea, quindi colui che ha i cordoni della borsa di 500 milioni di persone, voi compresi, me compreso, questo Mr. Oettinger oggi a Strasburgo in un'intervista ha detto: ma saranno i mercati a insegnare agli italiani a votare meglio. Ma vi rendete conto del disprezzo della democrazia, della libertà, del libero arbitrio, del libero pensiero e della libera scelta di 60 milioni di cittadini da parte di un signore non eletto da nessuno che rappresenta una potenza come la Germania e il partito di Angela Merkel che governa l'Unione Europea, che dice agli italiani: sciocchini, avete sbagliato a votare. E quindi la borsa scende e lo spread sale. I mercati vi insegnino la prossima volta a votare meglio. Questa voglia di egemonia tedesca, questa voglia di controllo tedesco, sa vagamente di minaccia. Giustamente ci sono delle reprimende per chi usa delle parole fuori posto, arrivando a insultare e a minacciare il Presidente della Repubblica Mattarella sui social o pubblicamente. Chi insulta, chi minaccia e chi offende non fa parte del futuro del mio paese. Però ragazzi, un commissario europeo pagato da voi per fare i nostri interessi, che bel bello dice, come se la democrazia valesse zero, che saranno i mercati, sarà il popolo dello spread, il popolo della finanza a insegnare. Teach, will teach, insegnerà agli italiani a votare meglio, a fare la cosa giusta, dovrebbe dimettersi oggi pomeriggio. Un Parlamento europeo coi controfiocchi, i rappresentanti italiani di tutti i partiti, ma non dico solo degli italiani, perché oggi questo signore se la prende con gli italiani, ma domani può toccare ai polacchi, agli spagnoli, agli ungheresi o ai francesi. Non può permettersi un rappresentante pagato dai cittadini europei per fare gli interessi di tutti i cittadini europei di dire minacciosamente che saranno i mercati la prossima volta a spiegare agli italiani come devono votare. Ma in che mondo siamo? Io posso essere arrabbiato con il presidente Mattarella e lo sono, a mio avviso, giustamente, perché ha commesso un errore. Non so se formale, ma sicuramente sostanziale. Non sono un giurista, un costituzionalista, non ho lanciato impeachment, messa in stato d'accusa. Contesto un errore sostanziale nel dire di no a un governo che aveva i numeri, aveva la maggioranza, aveva un programma e aveva la lista dei ministri pronta 2 giorni fa. E dico, con tutto lo spirito di benevolenza possibile al presidente Mattarella e a chi lo mal consiglia, che oggi la crisi finanziaria sarebbe affrontata da un governo legittimo con i numeri e in carica. Ecco, io ho visto che il Partito Democratico di Renzi, mamma mia, con tutti ma mai col PD. Ragiono con tutti ma non con Renzi e col PD. Ecco, scenderà in piazza a difendere Mattarella. Io non sto lì a fare le tifoserie, derby, Milan, Inter, Mattarella sì, Mattarella no, Mattarella forse. Il presidente ha sbagliato. Forse è stato mal consigliato, forse è stato mal indicato, ha commesso un errore, ha portato via un pezzo di futuro a tanti italiani che ci speravano. Noi continuiamo a essere a disposizione. Potrei fare l'offeso, Potrei fare l'offeso dicendo: ho lavorato per 3 settimane con gli amici dei 5 Stelle a costruire questo idea di futuro e in mezz'ora ci hanno detto no perché a qualcuno non piacete. Noi siamo a disposizione del Paese, noi vogliamo il bene di 60 milioni di cittadini italiani. Io mi metto a ridere quando leggo alcune analisi di pseudo giornalisti in questi giorni, quando vedo dei servizi televisivi TG1 e TG5. Guarda, faccio nomi e cognomi. Giusto per da collega giornalista, ieri ho visto dei servizi del TG1 e del TG5 che parlavano dell'attuale situazione politica e dello scontro aperto dal presidente Mattarella in maniera, a mio giudizio, molto poco obiettiva.